Buonasera, benvenuti allo spazio di comunicazione economica proposto settimanalmente da Confindustria Chieti Pescara e Rete 8. Nella puntata odierna torniamo ad occuparci di innovazione e tecnologia, visto che è stato il focus, o quantomeno uno dei focus fondamentali del importantissimo evento andato in scena gli scorsi 11 e 12 novembre all'Aurum di Pescara. Parliamo del Festival della Innovazione promosso da Confindustria Chieti Pescara e con la presenza di ospiti di caratura internazionale e tanti elementi che hanno reso veramente ricco questo importantissimo evento, gare di idee, approfondimenti. Che cosa è emerso? Lo scopriremo nel corso della nostra trasmissione con gli ospiti che sto per presentarvi. In collegamento diamo il benvenuto a Vincenzo Di Nicola, che è il responsabile per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dell'INPS. Buonasera. Salve. In studio torna a trovarci Cristiano Fino, che è vicepresidente della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Entriamo subito nel vivo di questa trasmissione che si profila veramente ricca, quindi vado subito dall'ospite in collegamento per parlare del rapporto tra formazione, innovazione, nuove tecnologie, visto che appunto, come dicevamo in apertura di trasmissione, c'è stata una gara di idee, quindi vogliamo capire come effettivamente tutto questo può essere ricollegato e ricondotto a questo rapporto di cui prima mi interessava chiedere al dottore in collegamento. A lei. Ok, beh, la formazione per me è un cambiamento proprio di pensiero, più che una cosa accademica, più un cambio di passo nel immaginare i processi e cosa si vuole costruire. Io vivendo in America, una cosa che ho imparato molto è quello di pensare in grande. Quando si costruisce qualcosa, generalmente si tende un po' in Italia a pensare un po' ad arrivare qua, insomma un po' verso il basso, mentre in America si pensa di arrivare qua su, cioè addirittura sono pure fuori schermo, insomma ben oltre insomma, l'immaginabile. Perché se miri qua in alto, magari arrivi un po' qua. Se invece già miri basso, finisci raso terra. Quindi questa è una cosa importante da tenere a mente in Italia quando si crea un'impresa, pensare in alto, anche perché la differenza, la difficoltà nel creare impresa o che pensi in grande o che pensi in piccolo è più o meno la stessa. L'altra è connotata ai rischi. Creare impresa non è facile, essere imprenditore non è per niente banale, essere dipendente, quando uno è dipendente e vuole fare il salto in imprenditorialità, io lo stimo molto quella persona, perché da dipendente tu hai sempre un salario determinato che ti arriva ogni mese, il tuo conto in banca aumenta. Quando sei imprenditore e ti metti in proprio, il tuo stipendio non è detto che lo prendi, il conto in banca decrementa e ti chiedi sempre se hai fatto la scelta giusta o sbagliata. Quindi il rischio è importante, sapere pure quello che si va a fare e sapere che magari potrebbe non andare a buon fine, però insomma non ha delle caratteristiche di essere imprenditore. E anche non aver paura del fallimento. In Italia purtroppo si è quasi marchiati con la lettera scarlatta se le cose non vanno bene. Purtroppo, per fortuna, creare impresa porta dei rischi. Si può andare bene, si spera, può anche andare male, ma non bisogna essere marchiati a fuoco se le cose non vanno bene. E infine una cosa che torna anche, bisogna anche pensare, quando si crea impresa non si fa un'impresa da soli, si fa con altre persone. Supponiamo che io decida di fare impresa con Cristiano. Se fossi in America, io penserei, lo dico in maniera molto terra terra, come posso usare in maniera proprio positiva Cristiano per sviluppare un business. Ecco, Cristiano allo stesso modo pensa come lui può usare me per creare questo business, cioè c'è una sinergia, ognuno tra virgolette fa leva sulle competenze altrui e si è ottimisti, si dà fiducia all'altro. In Italia invece si pensa un po' in maniera negativa, si pensa se voglio fare business con Cristiano a priori penso come Cristiano un giorno potrà fregarmi. È la stessa cosa Cristiano pensa di me, come un giorno Vincenzo potrà fregarmi. Cioè si parte già da un punto di vista negativo e questo c'è un disastro per creare un business. Quindi queste sono tre cose fondamentali, che non è tanto innovazione, ma è fondamentale per creare un business, un'impresa sana e che sia di lungo termine per il futuro. Nella formazione, secondo me, è molto importante avere maestri di spessore. Quando si va a studiare all'università o qualunque ambito della propria carriera professionale, bisogna seguire una persona che ha un'esperienza comprovata nel settore, che possa, da cui poter imparare.
Se noi pensiamo al calcio, a me piace molto il calcio, un ragazzo da chi può imparare? Vorrebbe imparare da un Messi, da un Cristiano Ronaldo? Allo stesso modo, se un ragazzo nell'informatica, da chi può imparare da un Linus Torvald, da una persona insomma, che ha fatto la storia dell'informatica? Quindi è importantissimo avere anche maestri nell'università e nella vita che possono guidare le persone. Interessantissimo questo commento, veramente ci ha dato una serie di punti di riflessioni su cui tornare nel corso della nostra trasmissione. Grazie per questo intervento che mi consente di tornare qui in studio con il vicepresidente per capire esattamente, andando un pochino più avanti, approfondendo ancora di più, capendo meglio questo bellissimo festival, quali sono stati i tratti distintivi delle idee proposte dai giovani. A lei. Beh, diciamo che quest'anno si è evidenziato in maniera anche abbastanza consistente uno dei trend che si è andato delineando negli ultimi anni per quello che riguarda appunto il settore delle start-up e delle innovazioni in genere. E, mentre negli anni passati, diciamo, potremmo dire che andavano di moda principalmente le app, no? Qualunque startup cercava di realizzare un'app per risolvere una determinata problematica o per incontrare una determinata esigenza. E appunto il filo comune, il fil rouge che accomunava tutti i progetti che venivano proposti anche nel nostro contest delle edizioni passate è stato più o meno sempre questo. Da quest'anno invece abbiamo notato un cambio radicale di passo. Adesso va molto di moda, se così possiamo dire, il mondo dell'intelligenza artificiale, no? Che poi insomma, di intelligenza ha ben poco perché gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono realizzati dall'uomo, quindi insomma, alla fine c'è sempre l'uomo di mezzo, non c'è un'entità astratta che potrebbe in qualche modo far paura, no? E farci pensare a un qualcosa che potrebbe animarsi e prendere il controllo. Ma chiudendo questa parentesi, insomma, un po' filosofica, quello che noi abbiamo notato è che quest'anno sono andati molto le applicazioni appunto dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale mirata all'elaborazione di dati, perché poi uno degli altri grandi temi che adesso viene appunto posto e viene utilizzato dalla gran parte delle start-up è quello dell'elaborazione dei dati, i cosiddetti big data. Noi abbiamo tantissimi dati, li possiamo rielaborare e tramite l'elaborazione di questi dati possiamo raggiungere risultati una volta, come dire, impensabili. Pertanto, insomma, c'è stato questo cambio di passo, non più app, intelligenza artificiale, elaborazione dati, trasformazione e rielaborazione di pratiche, di best practice che una volta venivano applicate in determinati settori e poi, diciamo, rivolte e rivoluzionate, se così possiamo dire, in altri. Sostanzialmente è diciamo, un trend, a mio avviso, molto positivo perché fa vedere come l'innovazione al tempo stesso si innova anch'essa. E quindi abbiamo un cambiamento, degli approcci. Approcci che poi, risultano anche essere semplificati perché, appunto, utilizzando questi nuovi strumenti, questi nuovi meccanismi, in cui ci viene in aiuto, appunto, la tecnologia e l'informatica in sé, riusciamo ad ottenere dei risultati prima impensabili. Assolutamente, interessante questa descrizione che mi consente di passare la parola a Di Nicola, al quale desidero chiedere, appunto si è parlato qui in studio di questi giovani studenti, quindi universitari, che si sono messi alla prova. Lei prima parlava di imprenditoria e vorrei chiederle il passaggio dal mondo, no, della scuola o comunque sia dal mondo universitario a quello dell'imprenditoria, come avviene? Quali sono le fasi salienti e che cosa bisogna tenere sempre a mente? Allora, io posso parlare della mia esperienza personale, non so se c'è una ricetta magica, però io ho avuto da bambino, ho avuto, diciamo, l'influenza dei miei genitori, che per loro era mia madre, bravissime persone, mia madre dipendente di Posta e Telegrafo, mio padre dipendente del comune di Teramo, per loro il posto fisso era il posto ideale, mentre mio nonno, il padre di mio padre, da cui prendo il nome, lui era stato minatore in Pennsylvania, minatore di carbone con polmoni neri.
Avevo un approccio alla vita molto diverso da quello dei miei genitori, quindi per me mio nonno proprio è stato un role model perché lui mi diceva, anche parlando dell'America, che se lavori tanto, cioè ti chiede tanto, lavori tanto, ma ti dà tanto. E ho visto quindi la generazione di mio nonno rispetto a quella dei miei genitori e mi sono innamorato del modo di fare mio nonno. E quello per me è stato un po', diciamo, la cosa che mi ha un po' svegliato, di cui sono molto riconoscente. E per quello poi sono andato in America, ho fatto la mia carriera, volevo fare il professore tra l'altro, io non è che mi sono svegliato, non è che da bambino volevo fare imprenditore, volevo insegnare, volevo fare il professore, volevo magari vincere anche il Nobel per la fisica, poi però piano piano imparando da altri professori che avevano fatto impresa a Stanford e in altre università americane, ho preso che magari mi piaceva di più influenzare, di dare il mio contributo nel mondo dell'industria, così ho fatto. E questo approccio io lo sto portando avanti con un'associazione non profit che ho creato assieme ad altri ragazzi abruzzesi, si chiama Cogita. Io invito gli ascoltatori, magari faccio un piccolo messaggio promozionale, ma è un'associazione non profit, Cogita.it, per l'insegnamento dell'informatica. Noi con questa associazione vogliamo dare un approccio pratico e moderno all'insegnamento di una delle materie più importanti che ci sia adesso. L'informatica è pervasiva nelle nostre vite, la potenzia. Purtroppo in Italia non è ancora insegnata come si dovrebbe, non è magari neanche apprezzata come si dovrebbe, mentre la vediamo in ogni aspetto della nostra vita. Quindi io vorrei evitare che un ragazzo, invece di diventare un consumatore passivo di tecnologia, come purtroppo molti sono, possa diventare anche un produttore attivo. Questi ragazzi con cui ho cofondato questa associazione sono ragazzi di 22-26 anni che hanno fatto una carriera professionale importante nel mondo dell'informatica. Alcuni lavorano in Olanda a Booking, altri in Svizzera a Six, una grande compagnia fintech svizzera, altri direttori di tecnologia a Nito Robotics, altri ricercatori di blockchain e insegnano tecnologie moderne al fine di uno insegnare l'informatica moderna e l'altro anche di spronare i ragazzi dai 16 ai 25 anni, 30 anni a applicare le proprie competenze e creare impresa. Quindi per rispondere alla domanda, secondo me il role model, come si dice, la persona ruolo a cui tu possa ispirarti è fondamentale nella crescita di un ragazzo o di una ragazza per creare impresa. I buoni maestri, Esatto. ovviamente gli esempi validi, ha fatto molto bene a fare quell'appello. Vicepresidente Fino, continuiamo a parlare appunto del Festival dell'Innovazione. Sappiamo che ci sono state veramente tante adesioni, tanti ragazzi che volevano mettersi in gioco. Quali sono i criteri per accedere a questo contest e poi che cosa vi differenzia rispetto ad altre realtà che immagino siano anche molto attive? Noi ci siamo voluti distinguere fin dalla prima edizione. Abbiamo creato un modello che nel corso dei vari anni si è andato evolvendo. Possiamo tranquillamente affermare che anche noi ci siamo innovati, no, nel corso delle varie edizioni. Abbiamo cercato di raggiungere l'optimum e quindi raffinando di edizione in edizione i vari requisiti, le varie caratteristiche che dovevano avere le aziende partecipanti, siamo riusciti a creare un modello che ci ha permesso di fare una valutazione anche abbastanza precisa del livello qualitativo delle aziende in gara. Naturalmente le informazioni fornite, quali ad esempio, non so, il business model dell'azienda o il business model canvas nel caso di start-up, tutte le informazioni possibili e immaginabili relative alla promozione del progetto, ad esempio video promozionali, immagini, brochure e quant'altro, e soprattutto la presenza di marchi, brevetti o disegni e modelli registrati, perché già diciamo, questa informazione per noi è molto importante perché ci dà il polso di quanto questa idea è già stata cantierata o è cantierabile. Tutte queste informazioni poi noi le elaboriamo in una fase diciamo, di
di pre-analisi che ci consente poi di fare una prima scrematura delle aziende in gara. Quest'anno abbiamo dovuto fare una scrematura anche abbastanza importante perché i progetti proposti erano ben 71, purtroppo soltanto 24 ne potevamo portare in finale, quindi capite benissimo che è stato insomma molto, molto difficile, molto complicato riuscire a fare una selezione, tenuto conto che il livello è sempre stato molto alto di tutti e 71 i progetti. Però insomma alla fine lo abbiamo fatto e una volta fatto questo abbiamo diciamo ottenuto dei punteggi che sono stati poi aumentati con le votazioni dal web, perché quello che a noi interessa non è soltanto la qualità diciamo lo spessore del progetto, ma anche quanto l'azienda è in grado poi di comunicarlo, di pubblicizzarlo, e da lì si vede quanto sono bravi a fare la comunicazione online. Ormai la comunicazione online è fondamentale per riuscire a diffondere le proprie idee e a spingerle e a sponsorizzarle nella maniera più idonea possibile. Quello è un fattore molto importante, infatti anche su quello noi andiamo a prelevare una quota del punteggio che è intorno al 20%. Poi, ultimo ma non da meno, facciamo una valutazione sullo speech finale. Lo speech che poi in realtà è uno speech parziale, perché noi diamo la possibilità alle aziende in gara di prepararsi proprio un video promozionale in cui lo stesso imprenditore può presentare il progetto o usa un video emozionale, qualcosa del genere. Successivamente, una volta valutato questo video, gli poniamo anche delle domande, quindi è come se lo sottoponessimo un esame. Tutti questi fattori messi insieme concorrono poi al giudizio finale e ci hanno permesso di effettuare questa valutazione, questa selezione finale che secondo noi ha tirato fuori il meglio di quanti erano in gara. C'è qualche esempio che l'abbia particolarmente colpita, che comunque abbia stuzzicato in qualche modo particolare la sua curiosità? Dato che ho una web agency e mi occupo quasi esclusivamente di comunicazione online, comunicazione web, sono molto attento e molto sensibile a come viene fatta la comunicazione delle proprie idee, perché ritengo che sia lo strumento finale per poter poi sfondare, per poter usare insomma un termine un po' forte. A me sono piaciute molto le presentazioni di due dei progetti che poi, guarda caso, hanno vinto, e questa cosa mi ha fatto anche molto piacere perché vuol dire che insomma il mio intuito non mi aveva tradito. E è piaciuta molto la presentazione del progetto Involve Space, di questa giovane startup che si ripromette di mandarti nello spazio, o perlomeno di mandare oggetti nello spazio utilizzando palloni aerostatici, quindi un progetto all'insegna totale del green, no? Perché quando noi immaginiamo i viaggi nello spazio immaginiamo questi razzi che bruciano quantità incredibili di combustibile, inquinando e immettendo CO2 nell'atmosfera. Invece con questa soluzione siamo totalmente green, non inquiniamo e possiamo riutilizzare più e più volte il vettore per portare i dispositivi nello spazio. Poi altro progetto che mi è piaciuto molto, che anch'esso ha vinto, quello di TechBean, questo meccanismo per la triturazione, quindi la distruzione dei documenti certificato tramite blockchain, che a sua volta anche esso è un sistema molto, molto intelligente, molto furbo, e la presentazione che poi hanno fatto i concorrenti, insomma l'impresa in gara, è stata molto simpatica perché è stata fatta con un cartone animato, quindi questa cosa mi ha colpito molto. Quindi la comunicazione come leva importante per far passare anche concetti che di per sé hanno un valore, però ovviamente un valore che viene accresciuto dal modo in cui si va a veicolare il concetto. E a proposito di comunicazione, andrei adesso dal nostro ospite in collegamento, perché la comunicazione è importante tra la pubblica amministrazione e le imprese, e quindi dal suo osservatorio INPS che cosa ci può raccontare di Nicola. Prego. L'INPS la conosciamo tutti, è l'ente più importante della pubblica amministrazione, serve praticamente ogni cittadino italiano, serve vari tipi di cittadini, lavoratori dipendenti, mondo pubblico, privato, invalidi, patronati, CAF, banche, cioè è molto eterogeneo il pubblico INPS. E i servizi sono enormi, ci sono 500 servizi digitali, l'anno scorso il portale INPS ha fatto più di 1 miliardo di accessi. È una macchina complessa, ma non deve essere per necessariamente complicata.
Quello che noi abbiamo fatto nella struttura tecnica per l'innovazione tecnologica e trasformazione digitale, quella che io presiedo, è aver portato le migliori tecniche, le migliori pratiche del mondo privato dentro la pubblica amministrazione. Cioè, molte volte, purtroppo, privato e pubblico viaggiano su binari paralleli. E invece è bello quando convergono, si trovano belle sinergie. Per fare un esempio, una delle cose che abbiamo introdotto sono state, adesso sono termini un po' tecnici, ma abbiamo introdotto metodologie agile, agili di sviluppo, che hanno permesso all'INPS di mettere l'utente al centro e di sviluppare servizi molto più agevolmente. Per esempio, abbiamo in soli 4 mesi ricreato un servizio di cassa integrazione Covid l'anno scorso, che è riuscito un po' a incorporare i feedback degli utenti, commercialisti e consulenti di lavoro. È un servizio che ha ricevuto veramente un ottimo feedback dalle persone che l'hanno usato per dare cassa integrazione in maniera molto più rapida. Ci siamo mossi verso la proattività dei servizi, questo abbiamo imparato un po' anche dal mondo delle app private. Pensate un po' a Netflix, quando voi aprite l'app di Netflix e vedete un po' i film che voi che probabilmente vi piacciono di più. Noi abbiamo detto, perché non possiamo fare la stessa cosa? E qui ci stiamo muovendo verso la proattività dei servizi. Per esempio, l'INPS da qualche mese ha lanciato il consulente digitale delle pensioni, che permette in maniera proattiva all'INPS di dire, caro Cristiano, supponiamo che Cristiano è pensionato, tu hai diritto a questa integrazione della tua pensione, clicca qua per andare avanti. Quindi questo è un qualcosa importante che abbiamo già fatto. E in aggiunta stiamo introducendo sistemi molto evoluti di intelligenza artificiale. Se ne parla tanto, però io sono orgoglioso di dire che l'INPS li sta concretizzando. Abbiamo introdotto l'intelligenza artificiale per automatizzare più efficacemente i processi e abbiamo usato le stesse tecnologie che Elon Musk ha usato e sta usando in OpenAI. Ora, Elon Musk tutti lo conosciamo adesso per Twitter, lo conosciamo per Tesla, SpaceX, PayPal e tantissime altre cose. Però la cosa importante che lui ha fatto è creare un po' un breakthrough, rendere più popolare certe tecnologie di intelligenza artificiale che noi come INPS abbiamo incorporato per supportare meglio il processamento delle email e delle PEC che i cittadini mandano verso INPS. Questi progetti, uno di questi progetti tra l'altro ha ricevuto un premio come top 10 mondiale secondo il laboratorio di intelligenza artificiale dell'UNESCO, che ci ha premiato, ripeto, come top 10 mondiale tre progetti che fanno ampio uso di intelligenza artificiale avanzata per supportare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Quindi questa è una cosa di cui uno siamo orgogliosi, ma questo per dire che il meglio del mondo privato applicato al mondo pubblico veramente potenzia la vita di tutti quanti. Decisamente, grazie per questi esempi. Torniamo qui in studio con il vicepresidente Fino per continuare a parlare del Festival dell'Innovazione, perché ha una portata decisamente di rilievo che non si esaurisce nei giorni appunto previsti per il festival, e quindi per quest'anno l'11 e 12 novembre continua in qualche modo a perdurare attraverso una serie di iniziative e modalità. Capiamo meglio. Sì, noi abbiamo sempre in relazione a quella visione di cui parlavamo prima, di evoluzione di questo processo di trasformazione di questo nostro evento, abbiamo voluto fin dall'inizio puntare molto sulla comunicazione, quindi nel dare visibilità alle aziende e ai progetti da loro proposti, perché il fine ultimo di contest di questo tipo a nostro avviso deve essere proprio questo, dare la massima visibilità, dare la possibilità alle aziende che magari non hanno quelle risorse o quel tempo, la possibilità di poter diciamo pubblicizzare, usiamo questa parola, il proprio prodotto innovativo, e quindi hanno bisogno magari di una mano, di un aiutino, di qualcuno che gli dia una spinta propulsiva. E l'idea qual era? L'idea è stata fin dall'inizio quella di creare un portale, il portale dell'innovazione, che è appunto il sito innovazioni.camp, che ci accompagna ormai da parecchie edizioni e che è stato rinnovato circa 2 anni fa, trasformandolo appunto in un completo portale informativo. Noi all'interno di questo portale
totale abbiamo pubblicato le schede di tutti i 250 progetti che nelle nuove edizioni di innovazioni abbiamo avuto modo di esaminare. E queste schede sono veramente complete perché contengono tutti i dati e le caratteristiche relative alle innovazioni presentate che ci sono state appunto sottoposte dai concorrenti per valutare la validità di questi prodotti. Quindi chiunque, che sia l'utente, il semplice utente, l'appassionato, il curioso o anche il business angels o l'impresa che voglia fare networking con progetti che magari a lei possono interessare, può andare sul nostro portale, vedere tutte queste informazioni e mettersi in contatto direttamente con queste aziende. Quindi c'è questo canale, insomma, di comunicazione continuo sempre aperto. Noi non togliamo i progetti dal sito, li manterremo fino a quando questo evento continuerà, e devo dire che i risultati si vedono, anche perché comunque il nostro portale, essendo un portale stabile, quindi non temporaneo come la gran parte dei siti che vengono generalmente realizzati per gli eventi o le manifestazioni di questo tipo, ha un numero di page view molto elevato. Immaginiamo che ad esempio nel solo mese di ottobre di quest'anno, ottobre 2022, per le varie ricerche Google che riguardavano appunto l'argomento dell'innovazione in genere, delle start-up e quant'altro, il nostro sito ha avuto ben 65.000 page view nel solo mese di ottobre. Quindi diciamo è una grandissima opportunità, opportunità che poi si concretizza anche nel partnership che noi abbiamo con le altre associazioni, come la Territoriale di Salerno, con il premio Best Practice o anche con il Comune di Pescara. Quindi insomma diciamo che il tutto è un meccanismo che si muove in maniera tale che non si fermi semplicemente ai due giorni dell'evento. C'è un tema che si collega con tutte queste considerazioni fatte fino adesso, che il vicepresidente Fino voleva assolutamente rimarcare e sottolineare, ed è legato al discorso della meritocrazia. E vorrò anche un parere poi successivamente di Nicola in collegamento, però intanto partiamo dal presidente. Che cosa è importante dire da questo punto di vista? Diciamo che il nostro evento ne è l'emblema, ne ha sempre fatto il suo tema dominante. Penso che anche su questo argomento Vincenzo ci possa dare sicuramente tanto supporto, perché anche lui penso che sia orientato sulle nostre stesse visioni. La meritocrazia è importantissima, è quella che dopo ci fa anche realizzare con grande successo eventi come l'Innovation Hackathon. All'interno dell'Innovation Hackathon noi abbiamo visto questi giovani studenti dare il meglio di sé. E quando all'inizio della premiazione dei ragazzi, durante la giornata di sabato, è stato chiesto a Vincenzo che cosa avesse visto da tutto l'Innovation Hackathon, lui ci ha dato questa risposta bellissima, che è stata, adesso non ricordo bene, magari poi lui mi correggerà, credo che abbia detto il meglio della gioventù abruzzese. Ed è questo, per noi è veramente bellissimo, perché è vero, abbiamo visto questi ragazzi nel giro di pochissimo tempo tirare fuori delle soluzioni incredibili, spiegandole con una prontezza, una capacità dialettica impressionante, tenuto conto anche che poi le hanno dovute spiegare in lingua inglese, il che non è semplicissimo. Questo, ripeto, a me mi riempie veramente di orgoglio per queste nuove generazioni, per il fatto che noi gli diamo la possibilità e gli mettiamo in mano degli strumenti adatti per poter portare avanti i loro sogni, e gli spieghiamo anche come fare. Di Nicola, il suo punto di vista in merito, considerato il fatto che, come ha detto prima in apertura di trasmissione, ha avuto anche delle esperienze in America, quindi può fare un raffronto molto preciso. Un minuto. Sì, sì, no, io sono d'accordo con quello che ha detto Cristiano. Vorrei anche dire una cosa. Quando ero ragazzo mi piacque molto una pubblicità della Pirelli con Ronaldo, il Ronaldo il fenomeno, che diceva: la potenza è nulla senza controllo. Non so quanti se la ricordano, però è una bellissima frase. Io dico, il talento è nulla senza grinta. Si parla tanto di talento, è importante, condizione sine qua non, però è fondamentale la grinta, che ti permette di scaricare a terra quanto sei bravo, quello che vuoi fare. E quello che ho visto in questi due giorni di Innovazioni Camp è stato tanta grinta di questi ragazzi
che si sono fiondati, hanno lavorato per 2 giorni, notte e giorno, nessuno ha chiesto, cioè potevano benissimo stare a casa in un weekend. Questa è una testimonia, la grinta, la voglia di fare di questi ragazzi. Per quello, quando mi hanno chiesto che cosa hai visto in questi 2 giorni, io ho risposto: il meglio della gioventù italiana e abruzzese, perché questo fa la differenza, sia talento ma soprattutto la grinta e la voglia di fare. Grazie, approfitto per salutarla per averci accompagnato in questa nostra trasmissione e saluto ovviamente qui in studio il vicepresidente Cristiano Fino, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per averci ospitato. Ovviamente per quanto concerne la parte tecnica ringrazio per la regia e le riprese rispettivamente Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima.